bambini che mi hanno dato potere. Lo squartatore di Springwood, ecco come mi chiamavano. Il mio regno del terrore fu leggendario. Dozzine di bambini sono caduti sotto le mie lame. Poi i genitori di Springwood mi vennero a cercare. Essi fecero giustizia con le loro mani. Da vivo ero stato un po' cattivo, ma quando mi uccisero divenni molto, molto peggio. Ero colui che appariva negli incubi. I bambini avevano di nuovo paura di me, e la loro paura mi dava il potere di invadere i loro sogni. Ed è stato allora che il divertimento è iniziato veramente. Fino a che scoprirono un modo per dimenticarsi di me, per cancellarmi completamente. Essere morto non era un problema, ma essere dimenticato, quello sì, cazzo! È soltanto un sogno, figlio di puttana! Non posso tornare se nessuno si ricorda di me! Non posso tornare se nessuno ha paura di me! Non è la casa che è infestata. È Dalton. Della tragedia che è capitata a 5 giovani. La loro età rende l'accaduto ancora più sconvolgente. Ma per quanto a lungo avessero potuto vivere, mai avrebbero immaginato di assistere a tutta la follia e all'orrore a cui avrebbero assistito quel giorno. Per loro uno spensierato pomeriggio d'estate si trasformò in un incubo. Per 30 anni la polvere si accumulò sui fascicoli chiusi nell'archivio dei casi irrisolti del Dipartimento di Polizia di Travis. Più di 1300 reperti furono raccolti sulla scena del delitto, in casa Hewitt, ma nessuna delle prove fu più convincente del riservatissimo filmato del sopralluogo della polizia sulla scena del delitto. La scena del delitto non era stata messa in sicurezza dalla locale polizia di Travis. Quel giorno morirono 2 agenti.
primo novembre 1971. Sono seduto insieme a Caroline Perron, che con la sua famiglia ha avuto delle esperienze soprannaturali. Riesci ad avvertire qualcosa? Qui è successo qualcosa di orribile. Che c'è? Qui dentro è pieno di spiriti. E quello che mi preoccupa di più è che se... tantissimo. C'è una donna con la camicia da notte sporca che vedo nei miei sogni. Sta davanti al letto di mia madre. Mi dispiace.
qualcosa. Un clown. Sì, l'ho visto anche io. Se vieni con me, galleggerai anche tu.
never told me your name. Why do you want to know my name? Because I want to know who I'm looking at. Is this some kind of joke? What do you want? To talk. Don't hang up on me. Listen, you little bitch. Hang up on me again and I'll gut you like a fish. Avete fatto bene a venire da noi. Non sembra si tratti di una classica infestazione. Non ho mai visto nulla del genere. Thank you.
leggenda ha un inizio. Vuoi levare la maschera? Ho conosciuto Michael la bellezza di 17 anni. Dietro questi occhi puoi trovare solo le tenebre. Sono io la morte e porto corona. Io sono di tutti voi, signora e padrona. E così sono crudele, così forte, sono dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona. Io sono di tutti voi, signora e padrona. E così sono crudele, così forte, sono dura, fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona. Io sono di tutti voi, signora e padrona. E davanti alla mia faccia il capo tu dovrai chinare, e nell'oscura porta il passo andare.
Lo sai cosa ha fatto? Quella spracciacarti di tua figlia? Thank you.
si azionerà il timer posto sul retro. La tua bocca esploderà, frantumandosi col cranio. Una specie di tagliola per orsi al contrario.
laboratorio in comune. La vittima Eudora Tatler aveva 63 anni e secondo i vicini viveva da sola. L'infelice creatura trovata sulla scena del crimine, descritta dai testimoni come mostruosamente deforme, potrebbe essere un parente. Se permette, ci penso io. Hey,
morte, ragazzo. Ho battuto il mio record.